Noi boomer non siamo molto preparati sul linguaggio dei giovani, soprattutto per quanto riguarda il mondo online. Però c'è un termine che conosciamo tutti, che usiamo tutti, spesso con un'accezione un po' negativa. Influencer. Il mestiere dell'influencer viene dalla cameretta, è apparentemente accessibile, apparentemente molto facile, ovviamente non è così. Però credo che sia la alta possibilità di guadagno, soprattutto che è esplosa a un certo punto, a far dire alle persone vabbè, ma questa cosa la posso fare anch'io, quindi non è così tanto di valore perché stai solo parlando di te davanti a una telecamera e lo facciamo comunque tutti. Allora chi sono davvero gli influencer? Che cosa fanno esattamente? E in che modo ci influenzano? Io sono Luca Ferrario, mi occupo di cinema e comunicazione. Questo è Boomer si nasce, un podcast che ci aiuta a capire meglio la generazione Z e come la vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi si intreccia all'uso di internet e dei social media. Sei puntate in cui sono proprio i più giovani a farci da guida e a raccontarci le loro esperienze online e offline. La serie fa parte del progetto Educa Immagine ed è realizzata in collaborazione con Cora Media. Anche in questo episodio parto da un termine, una parola, per provare a capire un pezzo di mondo. Insieme a me ci sono dei ragazzi e un ospite che ho chiamato ad aiutarci. Per questa puntata l'ospite è una delle persone che per prime in Italia sono state definite influencer. Sofia Viscardi, che avete già sentito prima della sigla. Sofia ha 25 anni, ma ha un seguito sui suoi profili e canali che si conta in milioni. Sofia, allora, cosa si intende con la parola influencer? Di fatto vuol dire l'influente, l'influenzante forse, tradotto letteralmente, descrive una persona che fa del suo stile di vita il proprio contenuto e quindi influenza le persone a scegliere determinati prodotti invece che altri e racconta il suo stile di vita e viene imitata. La parola influencer per me è triggering, ovvero mi suscita delle emozioni contrastanti. Non è un termine che io ho mai utilizzato per descrivermi perché è come se percepissi un'aura di negatività attorno. Un veloce chiarimento su una parola usata da Sofia. Quando dice che il termine influencer è per lei triggering, intende che la punge nel vivo, che le innesca una reazione di fastidio. Comunque, so che con il passare del tempo, oltre a influencer, si è cominciato a utilizzare anche content creator. Se ho capito bene, content creator dovrebbe essere un'espressione un po' più generica, neutrale, che serve a indicare tutte le persone che creano contenuti online. Sofia, preferisci definirti così? Content creator è una parola che in realtà io ho iniziato ad utilizzare prestissimo, quasi 10 anni fa. Vuol dire creatore di contenuti, che è esattamente quello che faccio nella vita, e non ha nessuna accezione perché il contenuto può essere anche approfondito e importante tantissime volte. Provo a chiedere anche ai ragazzi cosa ne pensano della figura dell'influencer e della connotazione ambigua che porta con sé. Parto da Letizia, che ha 16 anni. Secondo me, quando si parla di influencer si pensa automaticamente ad una figura più superficiale, quindi a un contenuto magari riguardante la moda oppure un ambito ristretto. In realtà gli influencer possono portare contenuti di vario tipo. Può essere un influencer che parla di viaggi, ti spiega come viaggiare low cost, può essere qualcuno che ti parla di cucina e quindi ti dice delle ricette particolari, può essere qualcuno che invece disegna, e vanno veramente a incrementare anche la creatività del singolo che li guarda. Adesso ascoltiamo Adam, che invece di anni ne ha 17. La connotazione negativa dell'influencer esiste perché le persone vedono solo la parte facile, cioè il lavoro finito, e non riescono a vedere quello che c'è dietro, e quindi pensano molto al fatto che l'influencer o il content creator non fatichi a fare il lavoro o non ci stia ore dietro. Magari loro pensano che, visto che ci hanno messo un minuto a vedere il video, anche loro ci hanno messo un minuto a fare il video. Ma non è così, cioè dietro a ogni singolo video, un singolo contenuto c'è molto lavoro e anche fatica.
Quindi, quando i ragazzi parlano di influencer, si riferiscono a persone che lo fanno proprio di mestiere, cioè hanno in mente un lavoro ben preciso. Su questo argomento sentiamo anche Angelica, che ha 20 anni ed è iscritta alla facoltà di lettere. Sicuramente l'influencer, il lavoro dell'influencer, comunque in generale il lavoro sui social è tutto studiato, cioè niente è fatto a caso. Editare i video non è per niente semplice. Mettere la musica, scrivere, mettere le scritte, riuscire a tagliare i pezzi giusti per non far vedere troppo, ma per non far vedere neanche troppo poco, perché o fai vedere troppo e quindi non va bene, o fai vedere troppo poco e quindi trattieni poco e non va bene. Sofia, tu cosa ci puoi raccontare delle attività che stanno dietro alla professione dell'influencer o content creator? Content creator è una parola grande tanto quanto freelance. Sei, per fortuna o purtroppo, responsabile di te stesso e con o senza una struttura, un gruppo di lavoro, un'agenzia o una società. Comunque l'obiettivo è creare dei contenuti e poi, per creare contenuti, a seconda di come sono, ci sono tutta una serie di mansioni da svolgere nelle quali puoi essere più o meno bravo e puoi anche avere delle mancanze da una parte, ma trovare una persona che ti dà una mano e quindi fare il content creator insieme a qualcun altro. 10 anni fa ho aperto un canale YouTube da sola e ovviamente non avevo idea che sarebbe diventato il mio lavoro, non avevo idea che sarebbe diventato qualcosa, non avevo idea di niente. YouTube era minuscolo e io mi ricordo che quando io ho avuto 1 milione di follower su Instagram, in Italia eravamo tipo 3. Fedez, Chiara Ferragni, io, Greta Menchi e altri 2 youtuber, cioè io mi ricordo che non c'erano profili su Instagram con 1 milione di follower, adesso credo che ce ne siano almeno, cioè ce ne sono migliaia, quindi anche proprio le persone che stavano sulle piattaforme erano molte di meno. Nel grande calderone di terminologie e professioni legate al mondo online ci sono anche quelli chiamati youtuber o tiktoker in riferimento al social che usano di più. Ma perché i content creator scelgono di concentrarsi su una piattaforma piuttosto che un'altra? Ne scegli una invece che un'altra perché risponde meglio alla tua esigenza di esprimerti in un determinato modo. YouTube io lo adoro perché a me, che sono noiosa, mi piacciono i formati lunghi, che io pulisco casa e c'è qualcuno che mi parla per un'ora di delle cose, però poi contemporaneamente sono parte e forse capitano della generazione più distratta della storia, quindi se non sto facendo altre cose non riesco a concentrarmi in verità su un contenuto che dura un'ora. Tanto che credo che dovremmo reinventare in generale i talk, le conferenze, i panel. Il lavoro di creazione di contenuti che Sofia ha descritto e che anche i ragazzi conoscono bene può implicare un significativo investimento di tempo e risorse, che probabilmente è proporzionato all'ampiezza del seguito del pubblico che uno ha o che vuole avere. Ma in concreto, come si mantiene economicamente tutto questo? Mi permetto di chiederlo a Sofia Viscardi. Un influencer o content creator guadagna solitamente tramite i brand. Avendo tanta visibilità, i brand vogliono associarsi all'immagine del content creator, del media in questione o del gruppo di persone. E anche la pubblicità è cambiata, nel senso che un tempo, quando mi proponevano dei lavori, il brand era interessato che io facessi vedere il prodotto. E invece, ovviamente, sempre di più la pubblicità sta entrando nel contenuto, che da una parte può permettere delle cose fighe, perché se c'è un brand che finanzia un contenuto che io avrei comunque voluto fare, è figo perché posso non farlo gratis. Dall'altra parte, ovviamente, tantissime volte è un problema perché finanziando il contenuto e mettendoci il logo, il brand vuole anche intervenire sul contenuto e fare una sintesi delle volte tra un contenuto di un certo tipo e la pubblicità, che comunque ha la finalità poi di vendere un prodotto. È complesso, però funziona così. Ci sono anche tutta un'altra serie di meccanismi, alcuni nuovi. Prima di tutto, essendo un creatore di contenuti che intrattiene una platea di persone, tanti chiedono delle donazioni, che mi sembra una cosa molto bella, libere. Cioè, il mio contenuto è gratuito, però se mi volete supportare, questa è la piattaforma dove potete letteralmente mandarmi dei soldi. Adesso esistono delle nuove piattaforme tipo Twitch che funzionano molto con dei meccanismi di ricompensa per lo streamer, che è colui che trasmette in diretta dei video su Twitch, per cui l'utente, per interagire con il contenuto live, può fare una donazione e attaccare alla sua donazione un messaggio, audio o video che compare nella diretta e quindi paga per partecipare del contenuto che sta fruendo, che è un'altra modalità che esiste. Ma voi ragazzi, quanto sapete del rapporto che lega aziende e influencer?
Le aziende, invece di puntare magari su una, come 10 anni fa, su una pubblicità in televisione, puntano magari a prendere un gruppetto o un influencer noto e sponsorizzare il prodotto. Perché quando tu vai a contattare un influencer, sai anche a quante persone lui arriverà, perché hai già i dati sotto mano, sai già quanti follower ha, sai già le sue interazioni, sai già tutto. Ci sono degli influencer che hanno dei buoni sconto che tu puoi utilizzare per prendere i treni. Aspetta Letizia, mi spieghi come funziona questa cosa? È che un influencer ha questo codice che con un video divulga e tu nel momento dell'acquisto del biglietto del treno puoi inserire il codice e ottieni uno sconto. Più persone mettono il codice e più lui guadagna. Perché vuol dire che è riuscito a far acquistare a tante persone quel determinato biglietto o qualsiasi altra cosa e di conseguenza ha aiutato l'azienda, ha aiutato ciò per cui ha divulgato questo codice. Quindi, quando si pensa all'influenza degli influencer, ci si riferisce principalmente alla scelta sugli acquisti? Ascoltiamo innanzitutto Sofia Viscardi. Credo che l'influenza dell'influencer purtroppo sia molto condizionata anche da come è evoluto il marketing e quindi credo che il punto sia lo stile di vita di una persona che ti mostra delle cose belle della sua vita e quindi in un certo senso ti influenza, però lo fa sia per dei prodotti commerciali sia però con delle idee, con dei modi di pensare, con dei modi di vivere, con degli atteggiamenti, esattamente come vieni contaminato dalle persone che frequenti nella tua vita e che vedi tutti i giorni e che ti lasciano dei pezzi di loro stessi che però magari sono anche intangibili delle volte. Sullo stesso tema sentiamo Adam e Letizia. Loro ci influenzano molto anche sul modo di pensare, a volte anche inconsapevolmente, cioè noi pensiamo che noi li guardiamo senza avere ripercussioni, ma molte volte quello che dicono poi lo riutilizziamo anche noi, anche il linguaggio a volte. Io per esempio avevo un amico che seguiva questo influencer romano e lui non è romano, però ogni volta che lo vedevo iniziava a parlare in romano. E questo fa notare quanto tu sei influenzato da una persona che neanche conosci, però che segui tanto. Secondo me non ce ne si rende conto di essere influenzati. Reputo che sia fondamentale un'educazione nel saper distinguere quella che è un'influenza positiva e quella che è invece un'influenza negativa, quella che porta a migliorarsi e quella che invece porta a peggiorare. Dal punto di vista dei messaggi che un influencer può trasmettere al proprio pubblico, può essere utile per il singolo che va ad ascoltarli, nel senso che se io mi sento insicura per una mia determinata caratteristica, ma vedo un influencer che invece la mostra senza vergogna e ne parla, io automaticamente non avrò più questa insicurezza, o meglio, andrà un po' a diminuire. Ragazzi, ma i contenuti che propongono influencer o content creator, voi su quale piattaforma li seguite? Io utilizzo molto 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 Instagram. Lo utilizzo più per guardare magari le storie. I post tendo a non guardarli, ma perché non ci penso neanche. Tendo a guardare le storie e quello che insomma fanno i miei amici durante la giornata e appunto a vedere quello che gli influencer postano e che cosa fanno durante anche loro la giornata. Uso tanto anche Snapchat, Pinterest, non uso TikTok, però ci sono i reel su Instagram, quindi è come se avessi TikTok alla fine, più o meno. Io utilizzo Instagram solo per chattare e guardare magari il resto del mondo. Invece TikTok, per esempio, oltre che guardare, io ho iniziato a provare a portare contenuti. Io utilizzo principalmente Instagram perché ne faccio anche un utilizzo attivo pubblicando le storie e perché mi permette appunto di vedere costantemente cosa fanno gli influencer, cosa fanno le persone che seguono i miei amici. E invece TikTok ne usufruisco passivamente, ovvero solo a scopo di intrattenimento guardo i video degli altri. Io apro TikTok magari con l'intenzione di guardarmi 2 o 3 video e in realtà continuo a scrollare, a scrollare, a scrollare e non mi rendo conto del tempo che passa. Questo perché? Perché i video sono corti, sono brevi, sono concisi e quindi io mi dico guardo 3 video, ne guardo 4, ne guardo 5 e sembra che non cambi niente, ma in realtà il tempo scorre. Scrollare, scrollare, scrollare. Per chi non lo sapesse, con scrollare si intende principalmente quel movimento che si fa con il dito per scorrere i social sul telefono e far apparire contenuti nuovi. Ma nessuno cita YouTube.
ormai YouTube è un po' un social morto, diciamo. Lo utilizzi solo quando proprio hai bisogno di intrattenimento lungo. Cioè TikTok ti dà solo video da un minuto, così. Invece tu YouTube puoi cercare proprio il video che te lo guardi da inizio a fine, quando vuoi l'intrattenimento che cerchi. Io lo guardo solo quando tipo devo mangiare e basta. Vediamo se riesco a farmi dare del vecchio. Facebook? Facebook è un po' più per persone un po' più anziane. Ecco, appunto. Le dinamiche di cui stiamo parlando mi fanno pensare che non solo la fruizione, ma anche la produzione di contenuti si stia spostando sempre di più dalla TV al web, o meglio, ai social. Sofia, secondo te qual è la principale differenza tra questi media? Tra, non so, la televisione e YouTube, per esempio? La TV è un monologo, YouTube è un dialogo. Cioè, credo che la differenza stia nella possibilità di interagire con il contenuto di cui tu stai fruendo, che quindi ti rende non solo, non più solo spettatore, ma delle volte, sempre di più, anche in dei modi quasi spaventosi, parte attiva all'interno del contenuto e il rapporto con la community è comunque una cosa nuova e importante rispetto a come avveniva prima. C'erano quattro programmi, tutti guardavano quelli, fine, non ti dovevi curare di coltivare un rapporto con la community. Piaceva, non piaceva, c'erano quelli di programmi e potevi vedere quelli. Il fatto che ora lo spettatore possa scegliere e entrare in relazione con il contenuto credo che sia la differenza principale. E voi ragazzi cosa ne pensate della cara vecchia TV? I social sono un po' l'evoluzione della televisione, perché si sono adattati a questo calo della soglia d'attenzione proponendo contenuti più brevi e che si possano portare dappertutto, e anche a questa tendenza del non saper più stare senza far niente. Nel momento in cui si ha un momento vuoto, si apre il telefono e si apre un social. I social possono essere considerati la nuova televisione, anche perché noi ormai siamo praticamente dipendenti dal telefono e quindi di conseguenza tutto ciò che era collegato al mondo esterno si è trasferito sul telefono e sui social. Per esempio io ormai anche quando guardo la televisione uso il telefono, cioè ormai per me la televisione è andata. Se i social sono la nuova TV, allora i content creator sono i nuovi conduttori, attori, testimonial. Il tutto contraddistinto però da un maggiore livello di interazione con il pubblico, da un'offerta che è più ricca e personalizzabile, almeno teoricamente. Ecco un commento di Sofia in merito. Per un momento, secondo me, sembrava che la nostra fruizione di contenuti come nuove generazioni fosse diversa. Era come se apparentemente potessimo scegliere di più a che ora guardare le cose, quali cose guardare, mentre prima uno tornava a casa, accendeva la TV e più o meno si doveva accontentare di quello che c'era. Solo che con TikTok e gli aggiornamenti delle piattaforme in realtà mi sembra che sono solo molti di più e studiati apposta per te, però siamo ritornati ad essere completamente passivi, cioè io... Ci sono poche cose che scelgo di guardare e ascoltare, tutto il resto lo subisco e quindi di nuovo cioè, il nostro sforzo dovrebbe essere un po' cercare di essere bombardati da meno immagini e più selezionate, cioè seguire meno profili di informazione ma più specifici, andarci a cercare le cose, gli approfondimenti delle cose che ci interessano invece che subirle. Questo consiglio mi sembra importante. Sui social abbiamo infatti un'offerta che è potenzialmente più ampia e varia rispetto alla vecchia TV, però se non ci prendiamo un ruolo attivo, critico, di scelta, rischiamo di subire quello che ci viene proposto dagli algoritmi e sprecare un po' questa nuova ricchezza. Però ho ancora in serbo la vera domanda da boomer che non posso non fare ai ragazzi. Voi vorreste diventare degli influencer? Secondo me un po' si tende, tutti tendono a volerci provare, ma la maggior parte insomma per scherzo, ma non ho mai pensato seriamente di poter riuscire a intraprendere una carriera del genere. Più che altro perché appunto la vedo come una carriera molto bella, ma molto delicata, perché quello che ho sempre detto, oggi sono qualcuno, domani chi lo sa. Sì, ho provato e ci sto provando tuttora. Più che altro più passa il tempo più questa idea mi sta un po' abbandonando, perché più vedo che il mio numero accresce, più vedo
le persone, cioè a cui non piaccio, aumenta. E questa cosa mi fa capire che comunque devi avere un livello mentale molto alto e devi tenere testa a tutte le persone che comunque continuano a screditarti o continuano a anche insultarti per cose che in realtà non hai fatto o anche per le minime cose. E la mia domanda è stata proprio, cioè, se io ho queste persone a questo piccolo numero, immagina a un grande seguito, come posso fare e come posso resistere? Quindi un po' mi sta condizionando anche il fatto degli hater, se possiamo chiamarli così. Quotidianamente vediamo questi influencer che fanno una vita bellissima e penso sia inevitabile pensare quanto piacerebbe anche a me. Perché? Perché noi non vediamo il lato negativo, non vediamo il lavoro, non vediamo gli aspetti più pesanti come quello degli hater, e quindi personalmente l'idea mi è balenata nella testa, però non l'ho mai presa con serietà. Amici boomer, gli hater sono quelle persone che sui social network incitano all'odio verso qualcosa o verso qualcuno in modo immotivato o esagerato. Specificato questo, vorrei fare a Sofia la domanda delle domande. Quindi è vero o no che tutti possono diventare influencer? La frase "tutti possono diventare influencer" credo sia analoga alla frase "tutti possono diventare medici". Certo, però poi magari dentro di te non sei portato per fare una determinata cosa, quindi la risposta alla domanda "tutti possono diventare influencer" in realtà è no, come credo che tutti non possano diventare medici. Mi sembra un esempio chiaro, ma c'è un'altra cosa altrettanto chiara. Gli influencer giocano un ruolo sempre più strategico nella vita dei ragazzi e anche nella nostra. È difficile dire come si evolverà questa professione, soprattutto perché il mondo digitale cambia direzione spesso e velocemente. Ma noi, che forse siamo sempre un po' meno boomer, continueremo a guardare ciò che accade e a provare a capirlo. Boomer si nasce è una serie podcast di Trentino Film Commission ed Educa Immagine, in collaborazione con Cora Media. Scritta e raccontata da Luca Ferrario, con il supporto redazionale di Marta Mastropasqua e Fosca Leoni. I fonici di presa diretta sono Andrea Garofalo ed Emanuele Moscatelli. Il fonico di studio è Luca Possi. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. Il producer è Marco Baltrinieri. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottendi. È un'iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema Immagini per la Scuola.